Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Maria Vittoria Galeazzi, giornalista del magazine La Conceria. Qui con me, come relatori, ci sono Sabrina Frontini, direttore di ICEC, e Luca Marrucci, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Parleremo e presenteremo il nuovo tool per la misura dell'economia circolare in Conceria. L'economia circolare praticata nel settore conciario si misura con un tool della Scuola Superiore Sant'Anna e si valida con la certificazione di ICEC. È appunto un nuovo strumento che va a validare e a misurare tutte quelle attività che le aziende conciarie già da anni stanno facendo in questa direzione. È utile ricordare che il processo conciario è già di per sé un esempio di economia circolare, poiché non ci stanchiamo mai di ricordarlo: nessun animale viene ucciso per l'uso delle pelli, ma la Conceria opera già un recupero di uno scarto dell'industria alimentare, questo di base. Ma sono tantissime le cose che vengono fatte per recuperare e riutilizzare tutti gli scarti di lavorazione. Possiamo dire che quasi tutto viene riutilizzato. Faccio qualche esempio che, tra l'altro, se avete modo, avrete modo poi di visitare: c'è in fiera una mostra dedicata dove viene spiegato tutto il processo conciario e ci sono proprio visivamente degli esempi di questi recuperi. Degli esempi sono le gelatine, che sono poi riutilizzate nell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, o per esempio i biostimolanti usati poi nell'agricoltura. Ma sono solo due dei tantissimi esempi che potremo fare. Entriamo nel vivo di questo nuovo strumento che, insomma, apre veramente una nuova panoramica anche nella misurazione e dimostrazione delle attività ecosostenibili. E lascio la parola ai relatori. Grazie Maria Vittoria, buongiorno a tutti. Io sono Sabrina Frontini, direttore di ICEC, Istituto di Certificazione della Qualità per l'area pelle. Siamo qui oggi per fare con voi un paio di webinar, di cui questo è il primo. A seguire poi, per chi avrà piacere, ce n'è uno successivo sulla pelle ecologica, ma ne parliamo dopo. Iniziamo con questo primo talk, che vuole essere una presentazione, un lancio di questo strumento messo a punto dall'Università Sant'Anna, dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e sul quale poi, per dare maggiore valore, ICEC interviene con la sua attività di validazione. Validazione è importante perché, insomma, direi che è abbastanza importante sottolineare il fatto che ad oggi, soprattutto sui temi ambientali, bisogna non fermarsi all'autodichiarazione, ma permettere a un ente di terza parte di poter validare i risultati, le misure che le aziende fanno. Quindi è questo il motivo per cui l'ICEC entra in gioco. Giusto per chi non ci conoscesse, noi siamo operativi solo nell'area pelle da oltre 25 anni, siamo accreditati, siamo anche riconosciuti dallo ZDHC, lavoriamo su tutte le tematiche ambientali, sociali, salute e sicurezza, tracciabilità, eccetera. Trovate, per chi volesse, una brochure che descrive tutti i nostri servizi. Non mi dilungo oltre, volevo solo dire che è la nostra attività fare certificazione solo per l'area pelle, per tutte le aziende, non solo per le concerie, per anche le case moda, per i manifatturieri, per i terzisti, per i chimici, eccetera, eccetera. Come diceva Maria Vittoria, qui partiamo da un concetto importante, che è quello che la pelle è un byproduct, e forse proprio da questo concetto che si capisce la circolarità anche del prodotto, quindi un qualcosa che non viene scartato, ma viene recuperato, per fortuna, nobilitato e quindi poi utilizzato in tutti i prodotti finiti per la moda, per l'arredo, per l'auto. Di economia circolare si parla anche molto, e anche in altri report. C'è, per esempio, il report fatto dall'Unione Nazionale Conciaria, che da oltre 20 anni porta i risultati del settore proprio in termini di indicatori, di performance, di best practice nell'ambito dell'economia circolare. E anche la normazione volontaria, quindi a livello UNI e ISO, si sta lavorando su questo tema. Lì ci sono dei riferimenti a quelle che sono le commissioni tecniche
che ci stanno lavorando, quindi sia l'ISO che l'UNI con le specifiche commissioni per redigere standard sulla circular economy, e quindi questi sono già in dirittura d'arrivo. Chiaramente noi proponendo, soprattutto loro proponendo questo tool, si sono allineati anche a questi requisiti, perché non vogliamo percorrere strade diverse ma simili, parallele, quindi diciamo che ci siamo portati avanti con questo studio fatto dall'Università Sant'Anna di Pisa. Noi abbiamo tutte le certificazioni inquadrate in tre aree di sostenibilità: l'ambientale, l'etico-sociale e l'economico di prodotto. Questo del tool di economia circolare era un po' a cavallo tra l'ambientale e l'economico di prodotto, perché poi, come vi spiegherà Luca Marrucci, sono diversi requirements specifici sul recupero, il riutilizzo, eccetera, ma ci sono anche dei requisiti gestionali di prodotto e ovviamente anche qualitativi, quindi sostanzialmente è un tool abbastanza trasversale che chiaramente, essendo legato a una certificazione, va oltre la verifica di quelli che sono i requisiti legislativi, che come sapete ci sono sempre in tutti gli schemi, anche in questo schema, e con questo tool si va oltre nel cercare di quantificare quelle che sono le best practice e le performance che le aziende danno su questo tema, onde evitare il greenwashing, quindi che poi le aziende si comunichino su questi aspetti però in modo autoreferenziale. Abbiamo fatto quindi questa sinergia con la Scuola Sant'Anna. Ricordo che questo strumento, questo tool, si applica a tutte le concerie, verrà specificato il tipo di produzione, da quale stadio inizia a quale stadio finisce, la destinazione d'uso, quindi viene specificato tutto bene nel certificato finale, e gli indicatori finali saranno riferiti a questo scopo, cioè a ciò che è sotto il controllo dell'azienda. Per fare questo lavoro abbiamo usufruito di due aziende pilota, che ringraziamo molto, perché grazie anche a queste aziende davvero noi possiamo fare i nostri progetti, portarli a compimento e renderli disponibili poi per tutto il settore conciario. Ecco, in questo senso vorrei ringraziare le due aziende che vedete citate, la Nutivo e la Sicerp, che sono state scelte anche perché rappresentano due diverse tipologie produttive: chi fa dal grezzo al finito, chi parte da un semilavorato e va al finito, le prime pelli bovine, le seconde pelli ovicaprine. Per noi sono state importanti per fare uno studio approfondito e dire: oggi c'è un tool che va bene per tutti, per le concerie ovviamente. Il Sant'Anna vi spiegherà subito adesso come funziona il tool. Dopo il loro lavoro subentriamo noi con l'audit in campo per la validazione di tutto questo assessment, di questi risultati che sono stati raccolti attraverso il tool. Quindi noi andiamo in campo e valutiamo con evidenze documentali, interviste, valutazioni di processi, eccetera, che tutto ciò che è stato raccolto nel tool sia corretto. A tutte queste risposte ci sono abbinate dei rating, dei punteggi, o vengono confermati o scivolano eventualmente a dei livelli più bassi qualora non andassero bene. Cioè, si gestisce normalmente come un normale audit. Alla fine di tutto questo noi andiamo a validare, confermare rating e punteggi finali, vediamo tra poco anche qual è l'output di questo strumento, e ne facciamo anche l'adeguata comunicazione, perché poi giustamente le aziende vogliono essere anche promosse per il loro impegno su questa tematica. A te Luca per la spiegazione del tool. Grazie mille, buongiorno a tutti. Parto anch'io con una breve presentazione. Io sono Luca Marrucci, un ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna. Per chi non la conoscesse, è un'università pubblica a statuto speciale. Per quanto possano contare essere rilevanti queste statistiche, comunque è un'università che si colloca nella fascia alta delle università nazionali e internazionali, sia per quanto riguarda la World University Rankings e la Times Ranking. Il gruppo che ha realizzato questo strumento è il gruppo SUM, di cui faccio parte. Siamo circa 50 persone che lavorano su tutte le tematiche della sostenibilità. Copriamo a 360 gradi, dal climate change all'economia circolare, passando per la classica corporate social responsibility.
Abbiamo deciso di dedicare maggiore attenzione al tema dell'economia circolare fornendo questo strumento perché è diventato ormai un tema di assoluta importanza non soltanto a livello politico ma anche a livello pratico per quanto riguarda l'effettiva applicazione da parte delle imprese proprio a livello operativo. Brevemente cerchiamo di riepilogare come mai si è arrivati a questa necessità che è dettata da condizioni che abbiamo introdotto nel passato. Ovviamente per economia circolare si intende quel passaggio dal modello di economia lineare al modello di economia circolare, ma ciò deve avvenire oltre a livello teorico, soprattutto a livello pratico, quindi a livello di business models aziendale. Purtroppo anche qualora le aziende riuscissero a muoversi verso un'economia circolare diventa molto difficile andare a cogliere tutte le sfaccettature dell'economia circolare, che è un concetto molto ampio che racchiude dal classico concetto della riciclabilità a concetti più complessi e più moderni, diciamo, come la durabilità, lo sharing e così via. Per questo motivo ad oggi è necessario attivare un percorso che permetta di andare a misurare proprio l'economia circolare e cercare di quantificarla, partendo dal classico engagement, quindi dall'attività di diffusione all'interno dell'organizzazione dei concetti dell'economia circolare, fino ad arrivare alla definitiva implementazione delle pratiche operative. Ovviamente dalla sensibilizzazione all'implementazione c'è una serie di fasi intermedie come la valutazione dello stato attuale, diciamo una sorta di baseline, arrivando fino alla pianificazione strategica delle attività da implementare successivamente. Come vedete è una logica che riprende il famoso plan, do, check, act dei sistemi di gestione ambientale, quindi si va anche a entrare in sinergia con altre certificazioni già esistenti e molto probabilmente già presenti in numerose aziende del settore. Ad oggi questo strumento che noi presentiamo è il primo strumento di diffusione per la misurazione dell'economia economia circolare. Come diceva Sabrina, abbiamo cercato di standardizzarlo il più possibile, sempre in ottica di sistema di gestione, sistema di controllo e quindi un'effettiva standardizzazione della misurazione. Per fare questo siamo partiti dall'economia circolare stessa, ovvero abbiamo utilizzato le 5 fasi dell'economia circolare, dall'approvvigionamento fino alla gestione del fine vita, passando per progettazione, produzione e distribuzione. Il tool è composto da una serie di indicatori, 65 in totale, quindi già capite che si va abbastanza nel dettaglio nel cogliere le varie sfaccettature, per un totale di 19 aspetti connessi al mondo conciario, perché ripeto, questo è un tool specifico per il mondo conciario. In realtà il tool nasce originariamente come un tool generico per tutti i settori. Poi ci siamo accorti che era necessario andare a zoomare il più possibile su ciascun settore industriale per riuscire a cogliere le varie sfaccettature. Ovviamente non è facile misurare l'economia circolare proprio per la sua diversità e ramificazione all'interno dell'azienda. Si parla di economia circolare non soltanto a livello tecnologico ma anche a livello manageriale di governance. Per questo motivo nel tool ci sono indicatori quantitativi ovviamente, ma anche indicatori qualitativi. Abbiamo scelto di dare un focus aziendale, cioè di dare una certificazione aziendale, benché all'interno del tool siano presenti riferimenti chiari e netti al prodotto che l'azienda realizza. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio come è composto. Come vi dicevo, possiamo scomporlo in 3 macro sezioni. La più grande è la fase e si fa riferimento all'economia circolare, le 5 fasi. Andiamo poi per aspetti misurati e vedete come già si vada a entrare nel mondo conciario proprio nel dettaglio, dall'approvvigionamento delle pelli all'approvvigionamento degli agenti concianti fino ad arrivare alla parte di recupero e riciclo, di produzione di scarti e così via. Non ci dobbiamo dimenticare che è vero che la produzione è l'aspetto forse più importante e più diretto
su cui l'azienda ha un maggior controllo, ma non bisogna mai scordarsi che l'economia circolare è un concetto molto più ampio che richiede ovviamente di prendere in considerazione anche la fase di design, e qui parliamo anche di design della produzione, ricette e così via, ma anche la fase di logistica. Come si svolgerà l'attività? I ricercatori Sant'Anne svolgono un ruolo di supporto alle imprese per andare a raccogliere tutte quelle evidenze necessarie per il calcolo degli indicatori, ma soprattutto necessarie poi i check per verificare la validità dei dati inseriti. L'output finale è un punteggio quantitativo espresso in percentuale da 0 a 100 che può essere graficamente rappresentato in diversi modi. Ora li vediamo, però è importante capire che abbiamo suddiviso, per dare un'indicazione di massima, i risultati in 4 macro categorie: 0,25, 25,50, 50,75 e over 75. Da un atteggiamento in cui lineare, che è la fascia più bassa, quindi siamo ancora in una fase primordiale di economia circolare, a un'azienda interessata che si sta affacciando all'economia circolare, fino ai due comportamenti più nobili, ovvero il proattivo e il circolare vero e proprio. Queste sono le risultanze del tool, come le vedrete. Ovviamente è una rappresentazione simbolica con dei dati inseriti in maniera casuale, ma serve per farvi capire cosa restituisce questo tool. Un risultato utile sia per la comunicazione esterna, è chiaro che questo tachimetro permette di capire immediatamente dove si colloca l'azienda in termini di economia circolare, ma anche un risultato utile per l'interno. La rappresentazione al radar mi permette di capire con facilità dove sono più debole, ovvero dove devo lavorare. In questo caso vediamo che in fatto di approvvigionamento sono molto basso, molto debole, in fatto di distribuzione sono al limite, mentre risulto molto forte nelle fasi di utilizzo, riciclo, design e produzione. Quindi dovrò cercare di valorizzare queste quattro ultime citate e lavorare per andare a implementare ulteriori pratiche su approvvigionamento e distribuzione. Vediamo come funziona la logica del tool, l'algoritmo di base, perché il tool in realtà è un file Excel composto da questi indicatori che, una volta inserite le risposte, automaticamente calcola i risultati e vi dà già direttamente quel feedback, che ovviamente si aggiorna ogni volta che vengono cambiati i dati di inserimento. Due tipi di potenziali risposte. Vi dicevo che ci sono domande qualitative, quindi avremo una scala da 1 a 5, per esempio non è presente una politica ambientale, 1, è presente una politica ambientale che impone criteri di circolarità, di approvvigionamento, eccetera, 5, quindi una scala, un range qualitativo. Ma ovviamente avremo scale quantitative che andranno in questo caso da 0 a 100, esempio classico, la percentuale di approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile, 0, 100 se acquisto certificati green e così via. La percentuale di rifiuti mandati al riciclo, da 0 a 100. Esisteranno anche scale di valutazioni per domande semi-quantitative. Più del 50%, il 50% dei prodotti all'interno del catalogo è costruito su ricette che tengono conto di criteri di design circolare. Meno del 50%, quasi il 100% e così via. Quindi capite che possiamo dare diverse domande in base al grado di zoom e anche di reperibilità del dato che l'azienda riesce a fornire. Tutte le domande, tuttavia, a prescindere che siano qualitative, semi-quantitative o quantitative, vengono convertite in un valore percentuale. Ovviamente nella scala quantitativa sarà puntuale, 0, 10, 20, 30, nella scala qualitativa e semi-quantitativa sarà a fasce. La combinazione, la logica di ciascun indicatore porterà poi a quel risultato finale che abbiamo visto prima, ovviamente un dato percentuale.
è importante capire che la scala temporale sarà annuale, quindi si farà riferimento a un anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ogni anno il tool permetterà di aggiornare dati e di vedere la variazione, il trend intertemporale dell'azienda per capire se ci si sta muovendo verso l'economia circolare o se invece c'è un atteggiamento di stabilità o addirittura di recessione. Vediamo un po' di domande per farvi capire com'è strutturato. Dell'approvvigionamento è l'esempio classico per farvi vedere come si possano unire insieme domande qualitative a domande quantitative. L'ho già fatto l'esempio, la percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili, quindi un chiaro esempio quantitativo. Ma allo stesso tempo, altro esempio quantitativo, la percentuale di agente conciante recuperato, rigenerato, utilizzata nel processo produttivo. Quindi questa è una chiara politica di approvvigionamento. Scelgo un determinato prodotto conciante, agente conciante, derivante da attività di recupero o di rigenerazione. È chiaro che ci sono altre domande più qualitative, come ad esempio la capacità dell'azienda di influenzare le attività dei propri fornitori. In questo caso è difficile andare a misurare in maniera quantitativa le attività dell'azienda, ma l'economia circolare prevede di andare oltre il proprio cancello, di uscire oltre e andare lungo tutta la filiera, e quindi si cerca di misurare anche questi aspetti. Abbiamo cercato anche di promuovere sinergie con altri tool, altre certificazioni presenti, in particolar modo in questo caso vediamo una forte sinergia con l'attività di tracciabilità delle pelli. È importante cercare di promuovere questa attività e quindi abbiamo inserito uno specifico indicatore che permette di quantificare questo aspetto di tracciabilità. Andando nella progettazione, in questo caso abbiamo sistemi, anche qui domande quantitative, ma anche domande qualitative. Una domanda quantitativa a livello di progettazione è gli investimenti economici che ha fatto l'azienda. Quindi andiamo a quantificare a quanto ammontano quegli investimenti economici rispetto al monte totale degli investimenti fatti dall'azienda. Vediamo ad esempio a livello di ricette, se ci sono ricette che si muovono verso una riduzione del consumo dei chimici. Vediamo anche se l'azienda permette di incrementare la durabilità del prodotto. Cosa vuol dire? Proteggere maggiormente il prodotto e migliorare la qualità del prodotto finale, mettendolo al riparo da eventuali danni e graffi che lo porterebbero eventualmente a uno scarto e alla creazione di rifiuti. Nella fase di produzione andiamo a innanzitutto a tenere in considerazione i classici consumi energetici e i consumi idrici, aspetti fondamentali nel mondo conciario anche in altri settori, ma in questo caso molto rilevanti. Si va poi a valutare aspetti tipici del mondo conciario e aspetti ambientali rilevanti, specificatamente dedicati al mondo conciario. Caso forse più noto, il recupero del sale, quindi si va a misurare l'effettiva capacità dell'azienda, della società, di gestire questo aspetto peculiare. Ma ce ne sono altri, come per esempio la gestione dei residui del pelo che contribuiscono all'inquinamento degli scarichi idrici, la gestione dei coloranti, quindi la base a solvente organica, anche questa rilevante per le caratteristiche del prodotto che potrebbero condizionare la sua futura riciclabilità, ma anche l'inquinamento degli scarichi idrici. Quindi si va proprio a creare un qualcosa di tailor made, di tagliato sul mondo conciario. La logistica, come vi dicevo, è forse l'aspetto che viene un po' tenuto in meno considerazione da parte del mondo conciario, ma che comunque merita uguale attenzione, proprio perché l'economia circolare è un concetto ampio e che copre tutte le fasi della filiera. Si va dal classico viaggio in uscita a pieno carico a domande molto più specifiche, ad esempio i criteri di selezione dei trasporti logistici, dare preferenza a un mezzo Euro 6, a un mezzo a metano o addirittura a mezzi elettrici, piuttosto che
a mezzi euro 3, euro 4 e così via. Il riutilizzo degli imballaggi, quindi sistemi di reverse logistics e così via. Arriviamo poi al gestione del fine vita, anche qui aspetti ambientali classici, gestione delle acque di processo, un recupero delle acque di processo, ma aspetti tipici del mondo conciario. Azienda recupera il carniccio, l'azienda recupera le rasature, quindi si va ancora una volta a bilanciare aspetti classici di tutti i settori industriali, percentuali di rifiuti destinati al recupero, e aspetti tipici del mondo conciario. Questo ci permette di creare un tool, come ho detto, specifico per le aziende, che permette quindi di fornire uno strumento utile alle aziende per se stesse, per andare a capire dove intervenire e dove comunicare, ma anche ai clienti per andare a capire da chi si stanno approvvigionando, da quanto le aziende sono attente ai temi dell'economia circolare. La validazione è sicuramente un passo importante che contribuisce a rafforzare lo strumento, gli dà ancora più forza, perché si esce dal campo dell'autodichiarazione e si va a verificare che tutte quelle informazioni che compongono quel tool siano robuste e solide. Io a questo punto ripasso la parola a Sabrina. Ovviamente poi, se avete domande specifiche sul tool, a fine intervento possiamo affrontarle. Grazie mille per adesso. Grazie mille Luca, è stato molto preciso, esaustivo. Due parole per concludere, poi magari Maria Vittoria, se qualcuno di voi ha delle domande, siamo qui. La nostra attività, come la loro, poi subentra annualmente per la validazione dei risultati, perché i risultati validati hanno riferimento all'anno e quindi ogni anno torniamo in campo per un reassessment sui risultati del tool. Come dicevo prima, poi le aziende così validate e certificate verranno comunicate con tutti gli strumenti che voi sapete che abbiamo a disposizione in tutte le occasioni possibili. E questo punteggio serve tanto per la comunicazione a quelli che sono i clienti, ma anche per l'azienda, per misurare le proprie performance e vedere nel tempo se e come c'è la possibilità di migliorarsi. Chiaramente questo è un talk, in 20 minuti abbiamo cercato di darvi un'infarinatura. Di solito a noi come ECEC piace riprendere poi le tematiche in specifici webinar, sicuramente ne andremo a organizzare magari entro fine anno anche uno su questo, e poi vediamo bene tutti gli indicatori, tutti i punteggi, tutti i pesi, anche perché poi appunto avremo dei pesi sulle varie sezioni, perché ci sono delle cose più o meno importanti da valutare nell'ambito del tool. Quindi sicuramente ci ridiamo appuntamento entro fine anno per riprendere l'argomento con un webinar aperto a tutti, dove potremmo approfondire meglio veramente tutti i tasselli di questo strumento. Però ci piaceva metterlo, questo tassello, tra i servizi che diamo, perché come capite il percorso che fa l'ICE, che è quello di studiare, infilarsi dove magari la normazione arriverà, ma comunque essere già pronti, essere già in linea e permettere alle aziende di avere degli strumenti già per lavorare su determinate tematiche che sono di interesse per il settore. Quindi questo è un esempio, tra un po' vediamo la pelle ecologica, la volta scorsa parlammo di animal welfare, quindi vedete che ci infiliamo un po' in tutti i canali importanti dove il settore ha bisogno di risposte. E noi ci mettiamo a disposizione con delle ovviamente università, con dei professionisti seri che ci aiutano nel mettere a punto questi strumenti, e poi noi passiamo a fare il nostro lavoro di certificatori. Maria Vittoria, a te o a loro? Allora, io se qualcuno nel pubblico ha curiosità, domande da fare, ovviamente abbiamo un microfono, alzata di mano come a scuola. Io ho molte curiosità perché lo strumento è nuovo e va, secondo me, a rispondere a un'esigenza, perché la sensibilità, penso al campo della moda, ovviamente ne scriviamo sulla conceria tutti i giorni, gli esempi anche di economia circolare nelle stesse GRIF sono molteplici. La sensibilità in questo senso
va sempre a crescere, quindi anche l'azienda conciaria deve aver modo di dimostrare all'esterno quello che fa e anche di misurarlo, e qui arriva lo strumento. Una domanda che vorrei fare appunto a Sabrina è, si parla ovviamente di greenwashing e tutti i vari enti, istituzioni, le stesse aziende stanno cercando di combatterlo. Linea PL Magazine nell'ultimo numero viene definito come il nemico numero uno. E che cosa si può fare, anche magari questo strumento come può contribuire a contrastarlo, e diciamo per creare volendo un anticorpo, no, contro questo tipo di comunicazione fuorviante? Allora diciamo che già la certificazione è una risposta al greenwashing, perché significa che quello che stai comunicando è verificato da un ente di terza parte, indipendente, eccetera. Di solito è bene che poi comunque la comunicazione finale sia comprensibile per il consumatore, per chi l'applica, quindi io credo che già quello che prima Luca ha mostrato come grafico finale sia abbastanza esplicativo, perché comunque ti dà le aree su cui l'azienda viene misurata, i punteggi che consegue, ma sono anche sicura che poi troveremo la forma per, nel limite del possibile, rendere più pubblico possibile quello che c'è dietro questa validazione, no? Perché a questo punto il greenwashing che cos'è? Quel qualcosa che è buttato lì, un claim che non si capisce cos'è, cosa hai verificato e misurato. Noi validiamo, comunichiamo, ti diamo un bollino, ma dietro cerchiamo anche di spiegarti cosa c'è. Questo è un esempio, un talk, ma può essere anche qualsiasi altro momento, un sito web dove tu dici: dietro questo bollino ho controllato queste cose, e quindi vai a spiegare. Ecco, secondo me il contrasto al greenwashing è la spiegazione e la verifica, quindi esattamente quello che abbiamo spiegato fino ad oggi. Cercheremo di essere più trasparenti possibili, con l'aiuto anche del Sant'Anna, per dire bene, spiegare bene i risultati, cosa significano e a cosa corrispondono, in modo da contrastare ogni misunderstanding sul tema. Okay. Allora io vado avanti, se nessuno gli è venuto in mente domande da fare, rinnovo l'invito. E volevo fare una domanda a Luca Marrucci. Spiegava prima che questo tipo di strumento esiste già, diciamo, in base generica per altri settori. Che cosa ha trovato nell'approcciarsi all'azienda conciaria di particolare? Perché è stato personalizzato sull'azienda conciaria? Allora, lo strumento nasce appunto in maniera generica per far fronte alla richiesta del mercato di andare a misurare l'economia circolare. Tuttavia ci siamo accorti che ogni volta che ci approcciavamo a un settore industriale diverso, a un tool applicato al turismo, al farmaceutico, a diversi settori, percepivamo la necessità di andare ancora di più in dettaglio, perché magari un aspetto ambientale rilevante per un settore non lo era per un altro, presentava sfaccettature molto più di dettaglio, e quindi abbiamo cercato di fare un qualcosa di definito, di tailor made per tutti gli aspetti. È chiaro che il settore conciario presenta delle peculiarità molto forti, soprattutto nella fase di produzione, con tutte le tematiche relative ai prodotti chimici e agli agenti concianti, alla differenziazione delle varie modalità con cui si può produrre e arrivare a un prodotto finale. Questo ha reso difficile la fase di progettazione, ma ha permesso così di andare a creare uno strumento che riesce a coprire numerose realtà, praticamente tutte le realtà, e di pesarle, poi di valutarle tutte alla stessa maniera. Per quanto riguarda la comunicazione, come diceva Sabrina, è sicuramente uno strumento molto utile. Ci sono degli esempi anche già di questo tool applicato a altre realtà, anche del settore moda, abbastanza diffuse, che hanno dato buoni risultati di percezione del consumatore, perché comunque è estremamente intuitivo il posizionamento dell'azienda grazie al tachimetro o al bersaglio. Okay. Io non so c'era se... ecco, grazie. Buongiorno a tutti.
Grazie della presentazione che è stata molto chiara. Io ho una domanda che si riferisce un po' all'introduzione appunto del TUL, che è stata appunto, volevo capire quali erano state le valutazioni che avete fatto per decidere di fare una certificazione aziendale invece che di prodotto. Mi interessava un po' capire il processo che vi aveva portato poi, pensando, diciamo, noi siamo una società che lavora con le concerie, quindi la mia domanda nasce dal fatto che so che ci sono concerie che hanno prodotti molto diversi e quindi dove una certificazione di questo tipo potrebbe avere un valore aggiunto se legata al prodotto piuttosto che all'azienda. Non so se sono stata... Sì, è chiara la domanda. L'idea era proprio quella di standardizzare il più possibile, ok? Di creare un tool che riuscisse a essere applicabile lungo tutta la filiera conciaria, ok? Quindi consapevole di tutte le diversità che ci possano essere lungo la filiera conciaria. Sarebbe possibile arrivare anche a zoomare a livello di prodotto, bisognerebbe mettersi e creare indicatori ancora più specifici. In questa maniera però si perde un po' di comparabilità fra le realtà, perché ciascuno diventerebbe incomparabile con nessun altro, perché ciascun prodotto è quasi unico rispetto all'altro nella progettazione. Quindi a fronte di una peggior precisione nella qualità dell'indicazione rispetto al prodotto, si è preferito andare a permettere di avere un inquadramento generale sulla filiera, sul settore, e quindi fornire uno strumento che permette al cliente di orientarsi fra le varie opzioni previste. Comunque all'interno del tool vengono tenute conto caratteristiche di prodotto, in particolar modo nella fase di produzione. Oggi era un po' breve il tempo per andare a zoomare su tutti gli indicatori, ma ci sono alcuni indicatori che tengono conto della produzione e la realizzazione di prodotti che hanno particolari caratteristiche di economia circolare. Io credo che sia sempre un dilemma quando si crea qualcosa di nuovo, dire lo faccio per l'azienda o lo faccio per il prodotto. Questa è veramente la domanda che l'ente si fa e cerca di calare sul suo tool. Credo che sia l'approccio iniziale giusto questo, partire dal sistema proprio per descrivere al meglio le performance dell'azienda inizialmente. Ma io credo anche, Luca, che sia un punto di partenza questo. È un tool che iniziamo ad applicare così. Poi magari fra un anno, due anni, c'è la necessità, l'esigenza, come anche per altri standard, di passare dal sistema al prodotto, nulla ci vieterà di rivedere o intensificare delle domande magari per calarci un pochino di più sulla realtà dei prodotti. Però credo che per iniziare sia l'approccio giusto, ecco, anche perché così abbracciamo di più tutto quello che fa l'azienda nella sua filosofia, nelle sue best practice generali. Poi magari un domani facciamo... C'è da dire che è un tool che si alimenta da solo, cioè più aziende vengono a certificarsi, più riesco a cogliere tutte quelle sfaccettature del mondo conciario e quindi periodicamente posso andare a aggiornarlo, a revisionarlo, a implementarlo e a chiedere sempre di più alle aziende di muoversi verso un'economia circolare. Come ripeto, è possibile anche l'applicazione a livello prodotto, però come diceva Sabrina, in questa prima fase è bene, secondo noi, andare a cercare un approccio di filiera, di settore, e poi in un futuro eventualmente andare a specificarsi su particolari caratteristiche di un prodotto o altro. In ogni caso viene sempre specificato il tipo di produzione su cui l'azienda lavora, quindi faccio questo tipo di concia, dal grezzo al finito, su pellami bovine con determinate destinazioni d'uso, quindi tutto questo viene messo nello scopo e quindi bene o male è specificato bene in ogni caso di che attività stiamo parlando. Hanno risposto alla sua curiosità. Allora, qui come vedete ci sono i contatti, vi consiglio, insomma, di, se interessati, di segnarveli. Domanda proprio basic: è già possibile sperimentare, quindi proporsi per questo strumento? Sì. E quindi è già attivabile? Sì, assolutamente. È già attivato, okay. È già attivabile, già fatto su due aziende, oggi viene ufficialmente lanciato, insomma, okay, cogliamo l'occasione di una fiera così importante. Più invito.
per fare questo annuncio e dopo certamente. Sì. Okay. Io vi ringrazio, se qualcun altro ha altre domande, altrimenti insomma sono sempre disponibile per varie informazioni, magari anche più specifiche e tecniche sulle vostre aziende. Io passerei. Noi abbiamo uno stand, se ci fosse bisogno di approfondimenti, padiglione 9, magari ci vediamo poi con un attimo di calma. Grazie mille a tutti. Ah, per grazie. Chi vuole restare, parliamo di pelle sì, ecologica. Ci prendiamo proprio un minuto. Un minuto di pausa e poi parliamo di pelle ecologica. Grazie.